Parto dicendo, lui rispondo anche al dottor Salve, che sono candidati e quindi anche questa mozione è perché pensiamo che possa fare del bene a tutti i cittadini. Come si evince dal documento unico di programmazione, verranno rifatte varie pavimentazioni anche dalla visibilità, insomma, le varie pavimentazioni della città. Sicuramente è un'opera che era attesa da anni, quindi noi riteniamo che sia sempre corretti. Facciamo un caso a questa amministrazione per quello che è l'idea e la possibilità di portare avanti questi lavori. I lavori sono già iniziati, alcune vie hanno subito, diciamo, delle chiusure per tempo. A titolo di esempio abbiamo preso l'esempio la via Garibaldi, che è stata chiusa prima da una parte per essere dall'altra. Quindi, prendendo spunto da un'idea avuta da un'amministrazione che non è vicina a noi, che è l'amministrazione di Omigna, che ha previsto dei borsi alle diciamo, attività commerciali poste in determinate zone, dove sono stati fatti appunto dei lavori di facilitazione del marchio solare, di una piazza, eccetera, eccetera, chiediamo se è possibile per rivedere delle formule di rimborso di alcune magari tasse, tariffe, in modo tale da far subire a queste attività commerciali che hanno sostanzialmente un danno, che avranno magari un vantaggio, un rimborso per questi mesi che avranno la viabilità modificata a causa di lavori. Questa è sostanzialmente la nostra proposta, cioè, vediamo che sia accolta, grazie. Grazie consigliere, noi siamo tanto sapere sul punto, vero? Sei già domanda. Questa mozione del PD, da parte nostra, non durerà più di accoglimento, per il semplice motivo che secondo noi non ha molto senso. Questi lavori, come anche in futuro sarà per i lavori che verranno fatti sulla via Galletti, sono stati condivisi con gli esercizi commerciali, sia in termini qualitativi che di tempistica realizzativa. Ben consapevoli comunque che anche il fattore imprevisto, come è capitato in questi lavori, e soprattutto meteorologico, avrebbero potuto incidere sulla durata dei lavori. Si tratta di lavori che riqualificheranno le linee tragiche della città e sicuramente a lavori ultimati gli esercenti ne trarranno un beneficio. È palese che ci sono e che ci saranno dei disagi, su questo non ci nascondiamo. Certo è che però se non ci aveste lasciato proprio tutte le strade da rifare, magari il problema si sarebbe diventato nel tempo. Grazie. Grazie, consigliere Giacomo, prego. Consigliere Ragazzi. Allora, in generale noi riteniamo che tutti i commercianti dopo prossima stanno vivendo una situazione difficile, quindi nel merito ci troviamo un po' a disagio a pensare di intervenire solo per questi commercianti che sono penalizzati in questo momento. Riteniamo che questi in futuro avranno poi un ceto più bello, quindi avranno dei vantaggi, mentre ci sono dei commercianti che sono alla periferia che continueranno a non avere dei benefici e continueranno a avere una situazione critica. Il nostro ragionamento invece è di portare l'attenzione delle esigenze dei commercianti in una commissione con l'assessore per rivedere e ascoltarli, perché effettivamente forse insieme bisogna mettere in atto delle strategie per cercare di farli sopravvivere. Grazie, anche di avere un